Cari fedeli, con questo video vi presentiamo una lettera di un sacerdote scritta a Papa Francesco poco prima di morire, alla giovane età di 31 anni. Don Fabrizio nacque a Napoli l'8 settembre del 1982. Migliaia, quasi 3.000 persone, si riunirono a Ponticelli per l'ultimo saluto nella Basilica di Nostra Signora delle Nevi, dove era parroco. Un grande dolore, quello di padre Fabrizio negli ultimi mesi di vita, vissuto sempre con grande fede e forza d'animo. Sempre con un sorriso, sempre con una parola di conforto per i suoi familiari e amici che sono stati con lui fino all'ultimo respiro. Ma prima, se non lo avete ancora fatto, vi chiediamo la gentilezza di iscrivervi al canale, in modo che anche voi possiate dare un gratuito contributo per la diffusione dei nostri messaggi di fede. Grazie di cuore. Ora vi presentiamo la lettera che Don Fabrizio ha inviato al Papa, Sua Santità Papa Francesco. Santo Padre, nelle preghiere quotidiane che rivolgo a Dio, non smetto mai di pregare per lei e per il ministero che il Signore stesso le ha affidato affinché possa sempre donarle la forza e la gioia di continuare a annunciare la bella notizia del Vangelo. Mi chiamo Fabrizio De Michino e sono un giovane sacerdote della diocesi di Napoli. Ho 31 anni e sono sacerdote da 5. Svolgo il mio servizio nel seminario arcivescovile di Napoli come educatore del gruppo Dei Diaconi e in una parrocchia a Ponticelli, alla periferia di Napoli. La parrocchia, ricordando il miracolo avvenuto nella colonia Esquilino, porta il nome di Nostra Signora della Neve e presto celebrerà il primo centenario dell'incoronazione della statua di legno del 1500, molto amata da tutti i suoi abitanti. Ponticelli è un quartiere degradato dalla povertà e dall'alta criminalità, ma ogni giorno scopro veramente la bellezza di vedere ciò che il Signore compie in queste persone che si fidano di Dio e della Vergine. Anche io, da quando sono in questa parrocchia, ho potuto ampliare sempre di più il mio amore fiducioso verso la Madre Celeste, sperimentando anche nelle difficoltà la sua vicinanza e protezione. Purtroppo, da 3 anni sto lottando con una malattia rara, un tumore proprio all'interno del cuore, e da 1 mese con metastasi nel fegato e nel braccio. In questi anni non facili, non ho mai perso la gioia di essere annunciatore del Vangelo. Anche nella stanchezza, percepisco veramente questa forza che non viene da me, ma da Dio, che mi permette di svolgere con semplicità il mio ministero. C'è una citazione biblica che mi sta accompagnando e mi infonde fiducia nella forza del Signore. È quella di Ezechiele 36, versetto 26. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, strapperò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. In questo periodo è stata molto vicina la presenza del mio vescovo, il cardinale Crescenzio Sepe, che mi sostiene costantemente, anche se a volte mi dice di non stancarmi troppo. Ringrazio Dio anche per i miei familiari e i miei amici sacerdoti che mi aiutano e sostengono, soprattutto quando faccio le diverse terapie, condividendo con me i vari momenti inevitabili di sofferenza. Anche i miei medici mi sostengono molto e fanno il possibile per trovare i trattamenti adatti per me. Santo Padre, mi sto dilungando troppo, ma voglio solo dirle che offro al Signore tutto questo per il bene della Chiesa e per lei in modo speciale. Affinché il Signore la benedica sempre e l'accompagni in questo ministero di servizio e amore, le chiedo di aggiungermi alle sue preghiere. Quello che chiedo ogni giorno al Signore è di fare sempre e ovunque la sua volontà. Spesso è vero, non chiedo a Dio la mia guarigione, ma la forza e la gioia di continuare a essere un vero testimone del suo amore e un sacerdote secondo il suo cuore. Sicuro delle sue paternali preghiere, la saluto devotamente, Don Fabrizio De Michino. Nonostante la sua lotta contro una malattia grave, Don Fabrizio esprime una profonda accettazione della volontà divina e una determinazione a essere un testimone dell'amore di Dio fino all'ultimo respiro.
Il messaggio morale e spirituale emergente dalla lettera è intriso di fiducia in Dio, indipendentemente dalle circostanze avverse. Don Fabrizio, nonostante le prove fisiche e la sofferenza, ha mantenuto la sua gioia nel servizio evangelico e ha visto la bellezza della fede nella vita quotidiana della sua comunità. La sua citazione biblica, tratta da Ezechiele, riflette la sua convinzione nella trasformazione interiore operata dallo Spirito Santo. La dedizione di Don Fabrizio alla Chiesa e al Papa è evidente, con la sua richiesta di essere aggiunto alle preghiere di Papa Francesco. La sua offerta di sofferenza per il bene della Chiesa mostra un profondo senso di sacrificio e di servizio altruistico. Inoltre, l'appoggio ricevuto da parte del Vescovo e dei familiari dimostra l'importanza della comunità e del sostegno reciproco nella vita spirituale. La testimonianza di Don Fabrizio De Michino ispira a considerare la forza spirituale e la gioia interiore come elementi cruciali nella vita di un credente, ancorati alla volontà divina e al servizio altruistico. Concludiamo questa riflessione con una preghiera dedicata alle anime beate in cielo, affinché possano trovare pace eterna e gioia accanto al Signore che tanto hanno amato e servito durante la loro vita terrena. Padre Celeste, che sei la sorgente di ogni consolazione e speranza, rivolgiamo a te il nostro cuore in preghiera. Guarda con benevolenza alle anime dei nostri cari e di tutti coloro che, come Padre Fabrizio, hanno abbracciato con amore il tuo Vangelo e hanno speso la loro vita per il bene degli altri. Concedi a ciascuno di loro la beatitudine eterna e la comunione nella tua gloria celeste. Padre misericordioso, porgi il tuo conforto a coloro dediti alla misericordia. Sia la loro fede rafforzata nella certezza che la morte non è la fine, ma un passaggio verso la vita eterna in te. Ti chiediamo, o Dio, di ispirare nei nostri cuori la stessa dedizione, fede e gioia che hanno caratterizzato la vita di persone come Padre Fabrizio. Che possiamo imparare dalla sua testimonianza a vivere ogni giorno nella consapevolezza della tua presenza amorevole, indipendentemente dalle sfide che la vita ci presenta. Confortaci, o Signore, con la speranza certa che un giorno ci riuniremo tutti nella tua gloria, dove non ci sarà più dolore né pianto, ma solo gioia eterna. Amen. Se hai apprezzato il video, lascia un semplice cuore rosso nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale. A presto!